Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Prima di iniziare ho deciso di cambiare nome del format, effettivamente come alcuni mi avevano fatto notare, quello di prima era particolarmente brutto. Spero che ora sia migliorato, ma comunque direi di iniziare subito con il video. Fino ad ora in questa tipologia di video siamo rimasti circoscritti all'ambito videoludico, affrontando le trame della seconda e della quinta generazione e stravolgendole. Oggi però andremo ad analizzare l'anime e valuteremo un aspetto che avrebbe potuto modificare del tutto gli avvenimenti della serie animata, ossia l'evoluzione di Pikachu. Cosa sarebbe successo se, dopo aver perso la battaglia con Lead Surge, Ash avesse voluto il suo Pikachu, o meglio, e se Pikachu avesse deciso di accettare la proposta del suo allenatore ed evolversi? Quanto avrebbe influito questa svolta sulla trama generale? Tentiamo di scoprirlo. Partiamo da un paio di considerazioni generali. Primo punto, con l'evoluzione un Pokémon acquisisce maggior potenza. È impossibile che una forma base perda parte della sua forza tramite questo cambiamento. E punto 2, i Pokémon nell'anime non si evolvono come nel gioco per livello, ma decidono se farlo o meno. Del resto non si spiegherebbe altrimenti come alcuni Pokémon di Ash non attuino questo processo. Essendo la questione prettamente psicologica, cosa ha portato la maggior parte dei Pokémon di Ash a decidere di non evolversi? Secondo me l'esempio potrebbe essere stato quello di Pikachu, con ciò cosa intendo? Che se la mascotte dei Pokémon avesse deciso di diventare un Raichu, forse anche gli altri Pokémon per competizione o per rispetto nei confronti di Ash si sarebbero evoluti. Ciò avrebbe portato l'allenatore di Biancavilla ad avere un team molto più forte di quello che poi si è rivelato e forse avrebbe potuto davvero vincere qualche lega sul suo cammino. In parole povere, l'evoluzione di Pikachu avrebbe potuto provocare nei restanti membri della squadra di Ash una sorta di motivazione in più per evolversi a loro volta ed un maggior rispetto, e forse anche timore nei confronti del protagonista. Magari Charizard avrebbe obbedito agli ordini di Ash, ad esempio, e considerata la forza di quel Pokémon, non sarebbe stato per nulla male. L'aumento della forza nel team di questo allenatore avrebbe poi potuto scaturire una serie di cambiamenti positivi e negativi. Ad esempio, probabilmente Team Rocket avrebbe smesso di assillare Ash, dato che con Pikachu evolutosi in Raichu, probabilmente non se la sarebbero cavata con il loro classico viaggetto nella stratosfera alla velocità della luce e quindi, utilizzando un po' di buonsenso, avrebbero volto la loro attenzione verso altri obiettivi. Abbiamo però anche dei risvolti molto più negativi e molto più gravi. Il fatto di essere rispettato dai propri Pokémon avrebbe potuto cambiare Ash stesso. Sappiamo quanto poi certe situazioni di superiorità portino ad un cambiamento di personalità. L'allenatore avrebbe aumentato a dismisura il suo ego, perdendo la sua umiltà e rischiando di diventare un personaggio meschino e subdolo, un po' come Paul nell'anime di Diamante e Perla. Ciò lo avrebbe portato a viaggiare da solo, senza compagni e, andando a prendere il passato più recente, non si sarebbe mai sincronizzato con Greninja, né tantomeno avrebbe mai incontrato Serena, oltre ovviamente a non aver avuto la possibilità di catturare determinati Pokémon che sono stati fondamentali in tutte le sue avventure. La conseguenza principale sarebbe potuta essere la chiusura dell'anime, con una vittoria alla Lega Pokémon e la ripresa dello stesso con un altro personaggio, rendendo l'anime più simile al videogioco sotto questo aspetto. Dunque forse, anche se non ci abbiamo mai pensato, il fatto che Ash non evolve i suoi Pokémon, cosa per la quale è molto criticato, è in realtà una cosa positiva. Vuol dire che un Pokémon con lui non sente il dovere di vincere, non desidera vincere, o almeno, non è solo ciò che vuole. E stesso discorso vale per l'allenatore. Al primo posto nel rapporto tra di essi c'è l'amicizia e poi la competizione. E forse alla fin fine, da Ash abbiamo solo da imparare, perché sì, essere amici di qualcuno forte è facile, esserlo di chi magari è più debole, che forse in fondo significa davvero qualcosa. Bene ragazzi, anche questo video può dichiararsi concluso, io spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto esponendo la vostra opinione e facendo degli appunti alla teoria, aggiungendo qualcosa, insomma sbizzarritevi a più non posso. Se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, passate ai social in descrizione e premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed che YouTube manda. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!